25 settembre, nelle sale di Palazzo Renzo, si è svolto l'Open Day Cosa abbiamo in comune, organizzato dal Comune di Bologna per far conoscere in anteprima alle scuole le opportunità formative per l'anno scolastico 2017-2018, proposte da più di 60 soggetti tra istituzioni, fondazioni, enti e associazioni. Quattro sono le aree tematiche su cui si sviluppa l'offerta: ambiente, scienze e tecnologia, democrazia e diritti, creatività, linguaggi e patrimonio. Abbiamo chiesto ad alcuni espositori di illustrarci i loro progetti e ai visitatori di dirci le loro impressioni sull'evento. Io sono Maria Sole, insegnante della scuola di circo e teatro per bambini di Bologna, organizzata dall'Associazione Panicarte. Ci occupiamo di proporre corsi, laboratori e progetti di teatro circo per bambini e di espressività motoria, in cui il circo, le tecniche del mondo del circo, l'immaginario legato ad esso sono utilizzate per lavorare sul il proprio corpo, sulla relazione con l'altro e sul tema della diversità e della multiculturalità. Quindi partiamo dal gioco e dal movimento per cercare di creare dinamiche di gruppo coinvolgenti e positive. Oggi sono qui per presentare l'offerta formativa alle scuole. E l'offerta formativa che per noi è uno stimolo, perché noi offriamo delle possibilità, dei contesti, dei progetti già pronti, però offriamo sempre anche la possibilità di declinarli, cambiarli in relazione attiva con l'insegnante, che ci propone delle problematiche, ci descrive delle situazioni di classe, e quindi cerchiamo di riplasmare i nostri progetti in base a ogni singola situazione di ogni classe e di ogni scuola. Quindi per noi il lavoro con le scuole è molto bello e stimolante anche per questo, perché ci permette di rinnovare e cambiare di continuo i nostri progetti. E salve, sono Moretti Andrea, sono uno degli operatori dei servizi didattici di Genus Bononie, e fra le varie novità dell'anno abbiamo proposto un gioco da tavolo didattico, principalmente indirizzato ai ragazzi delle superiori, quindi scuola di secondo grado, e è un gioco didattico che coinvolge la Bologna del Medioevo, dall'Ottocento in coronazione di Carlo Magno fino alla nascita delle signorie. È un gioco didattico a domande, ci sono due squadre che ovviamente al gioco del lancio dei dadi dovranno conquistare quante più zone di Bologna. Il target è rivolto soprattutto ai ragazzi delle superiori, quindi scuola secondaria di secondo grado, e sono tutta una serie di domande che anche un neofita appunto può giocare, e lo scopo sarebbe appunto che si impara giocando. È un'iniziativa molto positiva che ci dà uno sguardo di insieme su tutte le attività che vengono proposte alle scuole, quindi insomma per me è una cosa molto costruttiva, perché così già all'inizio dell'anno abbiamo la possibilità di vagliare le varie proposte e prendere in considerazione quelle che possono essere per noi utili. Insegnante di lettere dell'Istituto Comprensivo 9 di Bologna, e in particolare della media di Guercino, e sono tanti anni ormai che vengo a questa presentazione dei laboratori del comune, che sono sempre estremamente interessanti perché praticamente danno il panorama di quello che sono le attività del comune, a partire dall'infanzia a finire con le scuole superiori. Si ha l'occasione di conoscere i vari enti che forniscono attività per i ragazzi, e si danno i propri riscontri naturalmente, e soprattutto si parla, perché ciascuno racconta quello che viene fatto nei vari musei oppure nei vari luoghi, nei vari laboratori che vengono proposti alle scuole, e si conoscono gli operatori e si ha un minimo di quello che è il lavoro che viene fatto per i ragazzi. Io mi chiamo Roberto Bianchi, sono un docente di scuola media, la mia scuola si chiama De André, e vengo tutti gli anni, questo ormai è un appuntamento fisso, insomma, per vedere un po' quali sono le nuove proposte, ecco. Insomma, riusciamo sempre a trovare cose nuove, appuntamenti nuovi da offrire ai ragazzi, e soprattutto adesso appunto facendo scuola media, diciamo, per quanto riguarda i musei della città, che sono molto belli e sono da scoprire. È la Biblioteca Sala Borsa Ragazzi che è qui oggi per l'Open Day per le scuole di Bologna, e siamo qui appunto per mostrare le nostre offerte per le scuole di ogni grado del Comune di Bologna.
Partiamo sin dai nidi e dalle scuole materne con degli incontri formativi sia per gli insegnanti che poi in autonomia e con l'aiuto appunto dei bibliotecari possono offrire degli approfondimenti e delle letture dei libri per i più piccoli. Poi ci sono degli incontri che sono sia fatti da noi bibliotecari che ospitati presso la Sala Borsa da altre realtà cittadine, associazioni che noi ospitiamo ormai da anni e sono sia per la primaria che per la scuola secondaria. Ce ne sono veramente tantissimi, oltre a questi tutta l'offerta che è proprio per la formazione degli insegnanti, a cui teniamo anche tantissimo. Sono la dirigente scolastica delle scuole Manzoni di Bologna e è il secondo anno che partecipo a questa iniziativa, che trovo utilissima perché consente di riflettere in un unico momento su quella che è la ricchissima offerta formativa che il Comune di Bologna propone per le scuole del territorio. Thank you.